Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati nella Sky Horizone. Benvenuti, aspetta che muoio, così già iniziamo. Non avevo niente, vero? Mi stavo già buttando di sotto senza avere nulla. Sono tornato, sono tornato nella mappa che non tutti di voi hanno apprezzato, però qualcuno di voi ha detto: dai David, voglio vedere che completi tutti gli achievement, tutti i cosi qua, tutte le challenge, insomma sta roba qua, voglio che le completi tutti. E allora sono tornato qua. Ho già ben chiaro cosa fare oggi, però prima volevo fare due premesse. Punto prima, fate vedere che vi piace se vi porto sta cosa, perché me la gioco da sole. Buonanotte. Vabbè, tanto sti cazzi, io la registro lo stesso, poi la vedete. Quei quattro che la vedono saranno contenti. Porto contenuti sul canale. C'ho un problema. Allora, prima cosa, avete visto che qui ho fatto, vedete, ho nerdato un pochino, ho fatto sta bella, poi vi faccio vedere cosa c'è in quella chest. Ho nerdato un po' di cobblestone e ho fatto una bella piazzola alta mezzo blocco, così non spawna niente sopra. Ho rotto la bitrice lassù, se mi ricordo qui sopra vi faccio vedere il momento esatto che ha droppato la birch, magari la velocizzo, non so cosa farò, e l'ho messa qua. Ok, sto solo aspettando che crescano. Che crescano, diventano dei bei alberazzi belli. Madonna, bellini. Buongiorno, signor alberellino. Come va? Tutto bene in famiglia? E niente, comunque, vi devo dire una cosa. Ho visto che nei cartelli c'è questo: piazza foglie di quercia. Allora, ragazzi, la quercia non ce l'ho. Avete potuto vedere l'altra volta che la quercia l'ho perso giocando all'otto. E allora mi viene da piangere. Quindi, io vi propongo, ragazzi, butto via uno stack di lingotti d'oro, uno stack, e mi posso givare una foglia. Perché questa è l'unica cosa che non potrò mai fare, il resto ci ho guardato un pezzo, è tutto fattibile con un bel po' di nerding, è tutto fattibile. L'unica cosa che non è fattibile appunto è quello, perché non c'è modo di trovarlo, molto semplicemente, non esiste il modo di trovarlo, quindi l'unica maniera è che me lo givo. Non mi scoccia ricominciare la mappa, sinceramente, anche perché vedere tutto da capo sarebbe una noia mortale. Quindi vi propongo questo, ok? Uno stack di lingotti d'oro in cambio di foglie, di un blocco di foglie di quercia. Io vi propongo questa cosa, scrivetelo nei commenti, oppure se avete altre cose da propormi. Ovviamente non proponetemi uno stack di blocchi d'oro. E sto cazzo, cioè vorrei anche andare a dormire una qualche volta, cioè sti cazzi. E quindi niente. Parte questa premissione della Madonna, vi faccio vedere, guardate quanto ho nerdato, guardate quanta cobblestone sono riuscito a fare, ragazzi, sono stato qui una vita per fare tutto. Vabbè, sti cavoli, guardavo un video, intanto picconavo, mi guardavo tipo un video e sti cavoli. Allora, cosa voglio fare oggi? Oggi voglio fare una mob farm. Cosa sarebbe una mob farm? È quel pistolone di gigante. Guarda, sto facendo un casino, tutto bello riordinato, ho fatto un casino da madonna, vabbè. Io ovviamente mi devo accontentare dei materiali che ho, perché io purtroppo ho quello che ho, e quindi mi tocca farla tutta in cobblestone. Allora, questa devo fare la base, la farò in slab, ok, tanto quello potevo farlo in blocchi, Potevo farlo in blocchi, io sono veramente un coglione totale. Potevo farla in blocchi, imbecille, non sono altro. Allora, la mob farm la devo fare alta 21 blocchi da terra. 21 blocchi. Ho in testa di farla comunque circa come l'ha fatta Pepo, perché è veramente molto utile come l'ha fatta lui. Secchio. No, mi dico che ho perso il secchio. Ho perso il secchio. Ah, ok. Ok, ho perso il secchio. Mi fa molto piacere che ho perso il secchio. Mi fa molto molto piacere. Quindi vuol dire che non potrò più spostare niente di questa roba che vedete qua. Non posso più spostare un cazzo. Fa piacere. Perché non ho più il secchio, che non mi ricordo più. Mi sa che creperò un bel paio di volte. C'è poco da fare. Allora, quindi ok, lo vedo proprio sti cazzo che facciamo gli conti. Quindi 1 2 3 4 5 6 7. Tanto mi arrivano gli SMS. Muta di telefono. Ecco, per circotto. Telefono infame, per te solo le lame. 16 17 18 19 20 21. Ok, io dovrò farlo alto fin qua, perché 21 è l'altezza che i mob muoiono. Zombie, scheletri e ragni a questa altezza sciopano proprio. Quindi dovrò fare minimo questa altezza. Adesso devo fare il resto. Dio. La prossima volta che mi butto muoio. Se c'entro l'acqua, hoppa!
morirò. Addio. Vabbè, ci ho sperato, dai, uno può sempre sperare in quello che fa, guarda, ripreso tutto. Madonna, che tristezza però, Allora, poi una volta fatta l'altezza di 21 blocci, devo fare la parte sopra. La parte sopra in teoria andrebbe fatta con l'acqua. Ci crepo. Ci crepo. Madonna. Madonna col cuore. Un cuore. Se lo copro più vita, magari dico. Tutto per te, oh, sono andato bene. Allora, tipo altezza 2 e poi faccio così. Ecco, in teoria devo chiudere tutto così. In teoria. Allora, facciamo così. Che se faccio così, faccio salti meno alti e ecco così. In teoria dovrei, cioè, dovrei riuscire a fare più roba. Provo, vado lì. Insomma, forse riesco a fare. Ecco, sono una persona molto furba. Doveva essere larga 4. Devo rompere qualcosa. Ma porca di quella. Porca di quella traia. Ma porca di quella traia. Ho sbagliato. Mi sono sbagliato. Ta 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 ta. Allora, mo devo tornare. Ok, qui. Ok, spero che mi bastino. Dimmi che mi bastano. Dimmi che mi bastano. Dimmi che mi basta. Ok. Muoio? No! Ho visto il piccone precipitare nel vuoto. Ah, vabbè che adesso c'ho il materiale, ma mi scoglio. Ma c'era. Ma seriamente sei rimasto lì? Fanculo, non viene. Oh, è nato un altro. Allora, sali, 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 sali. Okay. Precipita! Minchia, la vita. Ma mi bastano sti blocchi per fare questa cosa qua, per fare sti due pezzi. Dovrebbero bastarmi, in teoria. In teoria. In teoria. Dai, fai bravino. Madonna, mi bastano anche abbondanti. Ok, ho sprecato una fila. Ho sprecato una fila. Vabbè, sono una persona furba. Comunque, qui bisognerebbe che mettessi tutti slab. Tutte slab così. Allora. Allora. Devo fare da qui a tutti i lati 6 come minimo. Ma guarda, mi butto qua. Muoio. Ma non perdo nulla. Vedi, così si fa. Allora. Ok. Arrivateci. Non ho fatto le slab. Ma quanto posso essere timido che non ho fatto le slab. Porca di quella via. Oh, vedi ben di cadere, sapling. Oh, guarda, vedi. Ho chiesto ed è arrivato. Basta chiedere le cose. Torniamo su. Ci sono i mob. Muoio, cado di sotto nel vuoto. Piango. Piango malamente. Sono un coglione. Sono un coglione. Sono un coglione. Quanto mi autoreporterei davvero. Quanto mi autoreporterei. Vedere mob ci sono. Ah, boh, almeno loro sono più generosi. Sono più furbi di me a non spawnare. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, merda, ma oh, vedi, facile. Poi, devo piazzare un bloccio qui. No, ho preso su neanche un piccone, anche perché me lo devo ricraftare. Va bene, va bene, va bene. Tanto devo tornare su altre 1000 volte. Così. Guardate che belli. Perché poi c'è anche quell'isolotto là da andare a vedere. Che tra l'altro è vero, una cosa che mi ho dimenticato di fare l'altra volta e non la farò neanche stavolta probabilmente, è il fatto che nell'isolotto dell'alberino là sotto c'è del ferro. Ok, del ferro c'è sotto. Ce ne sono 4 se non sbaglio. Con quelle lì in teoria devo farci, da quel che ho capito, le cesoie per prendermi le foglie di quercia. Hai capito perché sono una brava persona, una persona molto furba? Oddio. Non mi ricordo più. Ah sì, appunto, è più difficile fare secondo me l'oro. Così mi do una cosa in più da fare che non ha... C'è uno zombie che mi guarda male. Che non hanno di sicuro fatto gli altri. Ok? È una cosa che mi complica molto a me la vita. E mi farà vedere un po' più me che sclero. Mettiamola così. Ok, così, così. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, questa fila qua l'ho fatta di troppo, beh, la uso come aiuto.
Invece questa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Invece questa qui non la devo coprire. Ci ho sbagliato solo lì. Neanche, potevo andare peggio. Mob farm è veramente utile. Dipende quanto darà la mob farm se funziona. Perché, tipo, l'ho fatta una volta nel mio single player. Non andava un cavolo. Non funzionava. La mob. Madonna, che paura. La mob. Oh. Non hai capito niente della vita. Non hai capito niente. La mob farm è comoda se non c'è nessuno attorno. Se inizi ad avere mob attorno, la farm diventa inefficiente. Perché? Perché i mob, magari, ecco, tipo io c'avevo la mia, nella serie del Chi l'ha vista, quella dove avevo la casa in single player, i mob spawnano un po' dovunque perché sono su un monte. Su un monte la mob farm proprio funziona male. Perché i mob, invece di spawnare sopra e far appunto andare la mob farm, spawnano di sotto nelle grotte. Per quello la farm non funzionava. Ma il problema è che... Hey, ciao, ormai... Quindi meno c'è attorno, più è facile che spawni roba. Praticamente, la morale della favola è quella. Allora, io adesso la faccio alta minimo... Ma io direi anche 5. Qui spawnano anche gli enderman. Non ci creperanno cadendo, ma li finisco io a spadate. Di sti cazzi. Allora, per esempio adesso è alto 3. Ma in teoria basterebbe anche 4. Perché gli enderman spawnano a blocco 4. Ma sì, io la faccio blocco alto 4. Cioè, chi se ne frega. Cioè, intanto devo fare l'essenziale. Ma chi se ne frega. Faccio proprio l'essenziale. Dai, ma... Ok, metto la mezza slab così. Questo sarà il tetto. Lo faccio qua. Così non c'è neanche bisogno. C'è neanche bisogno che ci metto dei blocchi o comunque delle luci. Perché tanto so già che non spawnerà nulla qui sopra. E dai, madonna. Dovrei aver quasi finito. Tra l'altro, quasi finito il piccone. Proverò a vedere di riuscire a finire con questa che ho di cobblestone. Ma non credo mi basterà. Non ne ho persa. Ecco. Avevo calcolato che dovevo arrivare circa 51. Vabbè, sono arrivato a 47. Ancora, dai, quindi dai. Ho perso 4 cobblestone. Allora, vediamo un po' di finirla. Perché davvero mi sto stufando. Questa mob farm, la comodità di questa è che i mob spawnano a qualsiasi ora. Cioè, non è che spawnano a ore, giorno, notte. Questi spawnano quando ci sono, eh. E quando parte, questa qui... parte, molto compattata, perché in teoria, allora, qui ci dovrò mettere tipo 4 trapdoor per riuscire, per far sì che i mob pensano, praticamente la trapdoor funziona, che chi non lo sa, perché io insegno anche, io vi imparo io, se la trapdoor è aperta, il mob la considera come un blocco intero e ci va sopra, e quindi fa il pirla. La morale, gli insegnamenti di come funzionano le cose su Minecraft, le ho imparate tutte crescendo. Quindi non le ho mai imparate. E dicevamo, le cazzate che sto dicendo forse non avranno mai fine. Ne avranno, chi lo sa. Chi si chiedesse perché non metto la facecam? Voi vedete il video mega iper arci, super tagliato. Però vi dico già che quant'è per ora? Mezz'ora di video sono. Cioè voi lo vedete molto tagliato. Ma ve lo taglio perché veramente vedete le parti mosce. Già il video magari è mosso di suo. Se poi vi lascio anche le parti mosce, figurati dove andiamo a finire, sulla luna. Allora, non so cosa sto dicendo. Comunque, tac. Madonna, che sforzo. Tac. Ok. Là sopra non spawna nulla. Mo devo fare tutto il tettuccio. Tutto il tetto. Ok, dopo averne fatte un altro sproposito, stavolta mi bastano, ne ho fatte il quadruplo di quelle che mi servono. Porca troia, no, che dicevo che era il culo del ragno, quello lì dice. Ero convinto fosse il culo del ragno. Ok, qui. Allora, dimmi che stavolta basta, perché veramente non ne posso più di far tutto questo coso. Tac. Tac. Guarda. Una cazzata, vedi, basta, vedi. Bastava fare un po' di cobblestone. La cobblestone che mi basta. Eccolo là. Perfetto. E la farm è pronta. Mettiamo l'ultimo. Minchia, scalini qui. Si sono affezionati sti scalini. Mettiamo l'ultimo. Ed ecco qui. Ok, la farm è finita.
qui spawneranno i mob che mi serviranno appunto per riuscire a completare già le quest e comunque fare le cose mie. Voi vedete la luce, ma in realtà non ci dovrebbe essere. Vedete? In alto, su light, vedi? Vedete? Zero. Poi vabbè, zero sarebbe luce in generale, zero è la luce prodotta dal sole e zero è la luce che c'è nei blocchi. Cioè, quindi qui dentro è un buio totale, quello che vedete è un bug. È un bug visivo. Adesso devo scendere. Togliamo sti gradini, perché se no i mob qui si agganciano. Posto, finita. Sotto fa schifo quell'angolo lì, ma ui, ci posso fare nulla. Vado a morire. Così iniziamo già. Iniziamo, dai, iniziate a spawnare. Ok, vado a morire. Così recuperiamo la fame. Sperando che i mob spawnino, perché se non vanno a spawnare veramente mi metto a piangere. E questo. Tac, tac. Così non, non scappa fuori nessuno. E pecco. È sopravvissuto? È sopravvissuto davvero alla caduta? Siamo seri? Siamo seri? È sopravvissuto alla caduta? Non è morto? No, sì, mi stai prendendo in giro. Perché tu mi stai prendendo in giro. Non posso crederci che lo zombie cadendo da questa altezza non crepi. Dio, se non va a funzionare sta cosa. Con tutto il tempo che ci ho perso. Io sono sfigato con queste farm qui, ragazzi. Le so fare, ma la sono sfigato. Vabbè. Non cade. Comunque, tanto che... E basta. Lo confermo, ragazzi. E basta. Non ci posso fare un cazzo. È venuta... Bassa. Va bene, mi fa molto piacere che sia venuta basso. Va bene, off camera mi metterò a sistemarla. Darò una bella sistemata e niente ragazzi. Se questo episodio vi è piaciuto lasciate il pollice su. Sciopa male, madonna, stronzo, sciopa male, bastardo che non muori. Lasciate il pollice su per questo video, ricordo di non lasciarlo se non vi è piaciuto questo video. Commentatelo, condividetelo dovunque, anche al cesso mi raccomando. E niente, per ora dalla farm che devo metterla in riparazione, possiamo dire che è finita. Tu devi andare. Tu devi andare. Tu, scheletro che stai lì con le braccia avanti. Cadi qui di sotto e muori. Cadi qui di sotto e muori. Subito. Vieni qui. Subito. Devi morire. Vieni qui. Subito. Vedi, 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 vedi. Vuoi morire, vedi. Vedi, vedi, vedi. Vedi, vedi, vedi. No, sono due, tra l'altro. Sono due manine. Vabbè. Devo sistemare la barba. A dire vedere se devo andare a lavorare. Ciao, une. No, tu no. Tu no. Tu dovevi proprio. Confronto agli altri, dovevi morire il doppio. Ecco, vedi. Basta un pugno, vedi, io ammazzo i creeper coi pugni.